Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del libro C'è un problema al check-in, sei tu. Abbiamo qui con noi Ambra Garavaglia, l'autrice del libro, nonché hostess di terra all'aeroporto di Milano. E ci tengo anche a dire che insomma Ambra è stata il personaggio dell'anno del 2016 di TTG Italia, scelta in fondo come l'hostess più amata da Twitter, no? In sostanza, come è nata l'idea di fare un libro su tutte le persone che transitano in aeroporto? Quanto tempo ci hai messo? Allora, in realtà l'idea del libro è venuta successivamente, quindi è nato infatti a luglio. Prima hai vinto il nostro premio. Esatto, esatto. Prima sono stata personaggio dell'anno. Ho iniziato a scrivere in realtà senza alcuna pretesa, senza alcun programma. Era più una sorta di diario personale su quello che mi succedeva ogni giorno in aeroporto. Poi ho incontrato sempre tramite social Alessandro Trabassi che mi dice appunto perché non scriviamo un libro? Ho detto di sì e da lì è nato tutto. È un libro molto divertente, io ho avuto la fortuna di leggerlo in anteprima nei giorni scorsi. Si aspettava un ritorno così rapido e positivo di interesse, no? Perché io ho letto un sacco di commenti anche su Twitter e non solo, anche sui social. È stata anche intervistata dai giornali, dai quotidiani, se ricordo bene. Sì, sì, esatto, dall'ANSA, e poi la notizia è stata riportata anche sulla stampa, il Corriere della Sera. Assolutamente no, non me l'aspettavo e sono molto felice di questo e molto contenta soprattutto di far divertire le persone, perché lo scopo principale in aeroporto è quello. Sono contenti che lei ha raccontato queste cose? Assolutamente sì, non lo sapevano, quindi è stata un po' una sorpresa anche per loro. Da quando lo sanno sono tutti felici e collaborano anche ogni tanto, devo dire, quando non sono al lavoro. Raccontano. Esatto, mi mandano le cose bizzarre. Qual sentite? È il tweet più divertente, quello che le è piaciuto di più, ce lo racconta? Allora, devo essere sincera, mi piacciono davvero tutti. Due al volo. Sicuramente la signora a cui chiesi se volesse finestrino o corridoio mi disse no, finestrino no, perché sono appena stata dalla parrucchiera, mi rovino tutti i capelli. Nel momento in cui le feci notare che in aereo non si possono aprire i finestrini, mi disse ah sì, è vero, perché è un aereo low cost. Ok. Mi è rimasta impressa, me la ricordo anche fisicamente. Senti, quello più imbarazzante quando sei in aeroporto? Ma direi quando ci sono i litigi tra moglie e marito sul posto. Io ne ho letti un paio della serie mio marito non capisce niente. Esattamente, esattamente. Quindi sono quelli che mi mettono effettivamente un po' in imbarazzo, soprattutto una volta è successo che i passeggeri avevano fatto il check-in online mettendosi due posti separati. Io appunto chiesi, volete che vi sposto vicini? No, guardi, lasci perdere, perché tre giorni che litighiamo vogliamo stare lontani per tutto il viaggio. Va bene. Bellissimo. Senta, mi può dire un tweet che ha lasciato fuori, che è recentissimo, le sarebbe piaciuto? Ha detto, peccato. Avrei avuto modo di metterlo dentro, sicuramente avrebbe fatto ridere. Ci sono alcuni assolutamente, io invito tutti ad andare a leggere, sono alcuni divertentissimi. Sì, è vero, arrivo dall'estate. Per lo spaccato, no? Il mondo della gente che va in aeroporto. In estate soprattutto, durante periodi festivi, ovviamente essendoci più turisti, se ne sentono davvero tantissime. Ma l'ultimo, l'altro giorno, una passeggera con molti chili in più, sia nel bagaglio da stiva che nel bagaglio a mano. Ah, pensavo lei avesse avuto. No. Al momento non pensiamo ancora ai passeggeri, ma mai dire mai, potremmo arrivarci. Mi disse, sì, ok, io ho tanti chili in più, però parte anche mia figlia perché ho delle cose anche sue, quindi non possiamo dividerle. Ho detto, certo, ma sua figlia dov'è? No, lei parte settimana prossima, però se facciamo la differenza. Bellissimo. In quale fascia di età rientrano i viaggiatori che le hanno fatto le dichiarazioni più divertenti? E poi la seconda domanda agganciata, sono più uomini o donne? Direi che si dividono assolutamente 50. In ugual parte, sì, come allo stesso modo sono sia italiani che stranieri. Molte volte le persone mi commentano i tweet dicendo solo un italiano lo avrebbe potuto dire, in realtà tante volte è uno straniero che ho e in tradotto. Quale fascia di età? Tutti? Sì. Anche sì. I giovani? Assolutamente sì, soprattutto con la tecnologia, devo dire, nonostante
siamo ormai sommersi dalla tecnologia, i giovani hanno comunque molte difficoltà col check-in online, col capire il posto, la scelta del posto. Questo è dovuto anche al fatto che il mondo low cost, come lei, ha avvicinato tantissima gente al trasporto aereo? Sì, sicuramente sì, anche perché il check-in online è obbligatorio per alcune compagnie low cost, quindi tante volte uno lo fa senza rendersene conto. Il problema è poi quando bisogna imbarcare, lì diventa... No? Lì bisogna essere svegli per forza. Esatto. Senta, com'è cambiata la tribù dei viaggiatori in queste ultime stagioni? C'è stato un ricambio e poi appunto quello che dicevamo prima, low cost l'ha cambiata. Assolutamente sì, adesso viaggia davvero chiunque, che è un bene assolutamente a mio parere. Per fortuna oppure purtroppo? Ma per fortuna, perché è giusto che viaggino tutti, però diciamo che ci ha reso il lavoro un pochino più difficile anziché semplificarlo. Forse lei era abituata con Lufthansa, dove comunque il target era un sì, anche se in realtà è cambiato totalmente anche Lufthansa, sì. E quando tocca a lei partire, prova simpatia per chi è comunque dall'altra parte del banco, oppure si diverte a vedere gli errori? Provo simpatia e comprensione soprattutto, però sì, magari mi capita di commentare questo ha sbagliato, oppure per esempio l'anno scorso sono andata negli Stati Uniti, volevano a tutti i costi farmi pagare il bagaglio perché dicevano che non ce l'avessi compreso, io ovviamente ero certa di averlo compreso e quindi mi sono un po' indispettita, devo dire, quindi c'è anche il controllo di come lavorino gli altri un po'. Certo. La deformazione professionale. Lo sa lei però che sono gli strafalcioni delle persone che vengono all'aeroporto l'hanno resa famosa. Assolutamente quindi sì, deve, infatti in qualche sono parte... grata. Esatto. No? Spero che ce ne siano. Continuino. Sì, sì. Questo perché si immagina già di fare una seconda edizione rivista? Potrebbe o perché... essere. Sì. Cioè sicuramente l'idea, adesso non ora perché è un pochino è già capitato presto. Che qualcuno dei passeggeri la riconoscesse, quindi... Sì, giusto settimana scorsa mi è capitato che mi chiedessero un selfie, quindi... Va? Addirittura? Sì. Ah, quindi, davanti al capo che ha consentito, quindi... Ah, quindi insomma... Sì, che è capitato, non tanti... Il mondo social l'ha proiettata... Direi che comunque... un 4-5 persone nell'ultimo anno sono arrivate, anche solo per salutarmi senza che partissero per la, senza con la compagnia. Senza far battute, senza provare anche loro. No. È capitato che qualcuno le abbia scritto dopo o sia venuto in aeroporto perché si è riconosciuto in no. queste... Nel tweet no. Nessuno che si è riconosciuto nel tweet. No, io cerco di essere il più generico possibile. No, in effetti sono generici, sì. Sì, quindi magari a volte cambio anche il sesso della persona. Ah, ecco. Sì, cerco di essere un po'... Perché mi dispiacerebbe che qualcuno si dispiacesse di questa cosa, perché è assolutamente fatta non per prendere in giro, ma proprio... per avvicinare un peccato tutti. Non poter fare i video per ovvi motivi, perché sennò sarebbe veramente esilarante. Su YouTube sarebbe un successone, no? È vero. Anche quello. Senta, io la ringrazio perché comunque... Grazie a voi, assolutamente. È stata eletta personaggio dell'anno. Ne approfitto della situazione, poi le lascio spazio se vuole raccontare due cose. Ne approfitto per dirle che come personaggio del TTG dell'anno, il 2016... Noi come giornale abbiamo deciso da quest'anno lei entra a far parte della giuria assieme a noi della redazione, perché avendo vinto, quindi parteciperà alla scelta del personaggio del 2017. Wow. Sarà divertente perché toccherà anche a lei scegliere il personaggio. E l'anno scorso ha vinto, come lei ha detto, io sono una outsider, perché nessuno sì. avrebbe previsto. E no, soprattutto no, no. ricordo... Mi è anche dispiaciuto, devo essere sincera, battere persone insomma di un certo rilievo. Se ricordo bene, lei ha scritto un tweet, raga votatemi perché in quella lista sono l'unica povera. E purtroppo è rimasto così, sono sempre l'unica povera, però tanta gloria e basta, no, va benissimo così. Per il momento, poi magari anche con le prossime edizioni. Vabbè, il lavoro ce l'ho, quindi non esatto. è un problema. Vuole ancora raccontare una cosa che gli ha lasciato fuori dal libro, le sarebbe piaciuta raccontare, o qualcosa che l'ha toccata particolarmente? E quando, purtroppo suo figlio è piccolo, non lo può ancora capire, no. si divertirà col tempo, no? Sì, speriamo di sì, speriamo non se ne vergogni. No,
No, a me fa sempre molto piacere vedere per esempio gli anziani che viaggiano, tante volte si confessano e mi piace, sì, mi piace molto anche il ruolo che abbiamo ogni tanto da psicologi. Per quello che c'è la coda sempre al check-in. Esatto, con chi ha paura di volare, con chi sempre molto carino, molto sono contenta comunque che le persone abbiano fiducia in me. Queste ultime settimane il mondo del trasporto aereo è stato attraversato una serie di crisi molto forti, no? Adesso chiuderà Air Berlin. Il problema di Ryanair l'avete vissuto in maniera molto relativa, se vogliamo. Certo, sì, anche perché Malpensa è da poco, quindi con pochi voli non è... Però la preoccupazione c'è, nel senso che sostanzialmente... Certo, sì. Perché comunque il traffico scende e tutto. E c'è una speranza di rivedere all'Italia anche sotto un'altra... Lo spero veramente tanto, perché vorrebbe dire comunque tanto mantenere la compagnia di bandiera. Io non faccio check-in per l'Italia, ma ci tengo assolutamente, quindi spero che si risolva. Tra i vari commenti, battute, quelle che sono, ci sono sempre commenti contro la compagnia di bandiera oppure no? Tanti? Sì, tanti. Speriamo di vedere nei prossimi anni che quantomeno che diminuiscano il più possibile, fino a sparire, no? Moltissimo, sì. Se ami questo lavoro come lo amo io, è inevitabile amare anche la compagnia di bandiera. Certo, certo. Io la ringrazio molto. Grazie a lei, grazie a voi. Un grande bocca al lupo per il suo libro, per la prossima edizione, e l'aspettiamo perché ci deve dare il nome del protagonista del 2017. Ci sarò. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti.